Amici di Galiana nasce nel 92 come comitato spontaneo, diventa poi Onlus nel 2007 e dalla sua nascita ha sempre lavorato a supporto dei servizi sanitari e degli enti territoriali. Questo supporto viene fornito da volontari, ragazzi dai 18 ai 28 anni che hanno aderito al servizio civile, reperendo anche risorse economiche attraverso crowdfunding o attraverso bandi. I vari progetti dell'associazione nascono da questo luogo che consideriamo come un incubatore, sia progetti lavorativi sia progetti di autonomia. In questo luogo persone con disabilità adulta mettono alla prova le proprie capacità a seconda delle competenze che riescono ad ottenere, vengono avviate nei vari progetti che l'associazione supporta. Dall'incontro con la rete Solcare nasce il progetto Hakuna Matata 2.0. Il progetto è aderito a un bando della comunità europea. Abbiamo presentato un'idea progettuale, l'idea progettuale è stata finanziata e la stiamo realizzando con l'aiuto e con il supporto della rete Solcare. Il progetto Hakuna Matata si pone come obiettivo quello di garantire agli utenti una maggiore integrazione nel contesto dell'agricoltura sociale, allo scopo di ottenere l'autonomia personale, sociale e lavorativa. Tali competenze acquisite andranno poi spese nel mercato del lavoro anche attraverso l'imprenditorialità e attraverso l'assunzione dei ragazzi da parte di una cooperativa che poi andrà a lavorare nell'azienda della rete Solcare. Il progetto prevede, oltre le attività in campo, anche un supporto all'utente e alla famiglia da parte di uno psicologo. La rete Solcare è costituita da altre aziende come la nostra del Viterbese che si sono ritrovate insieme per affrontare e dare una risposta a dei problemi che incontravamo nelle normali nostre attività agricole e imprenditoriali. Oltre quindi alla nostra azienda che è la Fattoria Copiti, c'è l'azienda Valentini, l'azienda Potere alla Branda, l'azienda Mauro Job, l'azienda Volta alla Terra. Sono 5 aziende agricole che operano in diversi settori, si definiscono tutte almeno multifunzionali. Sono aziende che nei propri singoli percorsi hanno intrapreso dei percorsi di agricoltura sociale. Insieme abbiamo costituito la rete Solcare. Il significato del nome, diciamo che ci richiede sempre tanta attenzione. Il nome deriva da un'idea, diciamo, di un nostro mentore che ci ha comunque sempre seguito in questo percorso. La rete si chiama Solcare perché è come se noi volessimo dare un segno, tracciare una strada da percorrere. Solcare è un'operazione semplice, un'operazione agricola che si fa in campo per preparare il seme al suo sviluppo, alla sua crescita. Suona molto bene, è sicuramente, per quel che mi ricordo io, è una italianizzazione delle due parole soul e care. Solcare in realtà va inteso come soul care, care che vuol dire appunto prendere cura. Così come il terreno si prende cura del seme e gli fornisce tutto ciò di cui ha bisogno per crescere, noi aziende stiamo cercando di fornire quelle che sono le nostre conoscenze, i nostri mezzi e la nostra compagnia a dei ragazzi per renderli autonomi nel lavoro agricolo e nella gestione del lavoro agricolo. L'idea di unirci e sviluppare questa problematica e portarla avanti piano piano ci ha richiesto tanti anni, ma diciamo che siamo arrivati a quagliare, nel senso di capire l'importanza di essere una rete. Con le altre aziende della rete condividiamo gli stessi principi, in primis il biologico. Le aziende lavorano la terra, comunque seguendo un concetto ben definito, che è quello del rispetto del terreno, rispetto e l'amore verso questo che noi spesso chiamiamo e sentiamo chiamare madre terra. Siamo tutte aziende biologiche. Il biologico raccoglie tante cose in sé, la tutela dell'ambiente inteso come ecosistema, la tutela degli animali. Il biologico è il metodo che maggiormente tutela il benessere animale e la tutela del consumatore. Crediamo anche proprio nel fatto che l'agricoltura
possa essere comunque inclusiva e occasione di condivisione e di momenti, oltre che di lavoro, anche di socialità. In più diciamo che questa sensibilità non ci basta a rivolgerla verso il vivente, ma considerando il vivente anche tutti gli esseri umani che ci circondano, la dedichiamo anche a chi è meno fortunato di noi. Quindi l'inclusione di anche soggetti con difficoltà che possano trovare anche nel lavoro agricolo un'espressione, una propria identità, un proprio percorso. La nostra rete vuole fornire alla società quelli che sono dei contesti, che poi nella gran parte sono contesti familiari, ma con peculiarità diverse, va dall'attività in campo, quindi dalle coltivazioni agrarie, all'allevamento, quindi il contatto con gli animali, fino a quelle che sono le attività agrituristiche. Quindi i ragazzi trovano all'interno contesti differenti, ma tutti uniti dalla familiarità, in cui possono trovare delle soddisfazioni. Fare un nuovo modo di fare agricoltura sociale, ossia vedere l'operatore che usufruisce dei nostri servizi non come un mero utilizzatore che inizia un ciclo, lo finisce, viene sostanzialmente assorbito dai servizi sociali o dagli enti da cui ci è stato, tra virgolette, mandato, ma insegnargli qualcosa che gli permetta di camminare con le gambe proprie. Trovare il modo di avvicinare altre persone verso un mondo che riteniamo possa giovare anche altri. Avevamo il desiderio proprio di far vivere il luogo di cui siamo diventati custodi. Ci piace essere qui e ci piace avere anche la possibilità di includere e di coinvolgere altre persone. Questo è il risultato fondamentale. Come dire, il sociale dà la possibilità a chi ha problemi in qualche maniera di essere inserito in un contesto nella costruzione di un prodotto sano che arriva poi sulle tavole. Perché ognuno ha qualcosa da dare, sempre, comunque. E quindi la rete dà forza, ognuno con la propria responsabilità, con le proprie possibilità, con le proprie capacità, ma tutti insieme si ottengono i risultati. Fa la differenza. Fa la differenza.